trovati questi titoli del nostro telegiornale. La Sicilia sceglie ancora il centrodestra nella tornata elettorale appena conclusa. Tra i quattro capoluoghi di provincia chiamati alle urne, solo Siracusa andrà al ballottaggio. Enrico Trantino, nuovo sindaco di Catania, ha salutato la stampa ribadendo che la città deve ritrovare l'amore per l'appartenenza e un nuovo senso civico. Senza questo noi possiamo fare ben poco. Un esplosivo Cateno De Luca vince anche a Taormina. È la quarta volta che l'esponente di Sud Chiama Nord indossa la fascia di sindaco nel messinese. Per lo sport parleremo di calcio e di Catania, in particolare con le ultime novità, ma anche di pallavolo con la Saturnia pronta ad annunciare la partecipazione alla prossima Superlega. Buonasera, come anticipato nei titoli dalla collega Alessandra Fondacaro, abbiamo un'ampia pagina dedicata alla politica. Come vi abbiamo anche anticipato nell'edizione pomeridiana, i numeri che hanno visto praticamente arrivare ad indossare la fascia di sindaco in diversi comuni della Sicilia orientale. I numeri che sono arrivati solo praticamente a tarda giornata, perché è stato veramente difficile riuscire per Catania a portare allo scrutinio finale e avere un quadro completo della situazione. Noi comunque abbiamo fatto il punto con Alessandra Fondacaro, vediamo. Prima gli exit poll e poi lo spoglio che, seppur a rilento, ha sin da subito messo nero su bianco la vittoria senza eguali del centrodestra nei principali comuni siciliani chiamati al voto. A cominciare da Catania, 58.167 le preferenze espresse per Enrico Trantino, che decretano una vittoria schiacciante contro il centrosinistra che sosteneva Maurizio Caserta, che ha totalizzato 20.961 voti. A Ragusa viene riconfermato il sindaco uscente Giuseppe Cassia. Modica vince Maria Monisteri, sostenuta da quattro liste civiche di area centrodestra. A Siracusa andranno al ballottaggio il candidato del centrodestra Ferdinando Messina e il sindaco uscente Francesco Italia. E sempre nel siracusano Pippo Gianni viene eletto ancora una volta sindaco di Priolo. Nel messinese trionfa Cateno De Luca, nuovo sindaco di Taormina. Nella provincia di Catania ad Acireale si profila il ballottaggio tra Roberto Barbagallo, sostenuto da lista civica, e Nino Garozzo del centrodestra. A Belpasso, dopo 5 anni assenza, torna sindaco Carlo Caputo. A San Gregorio vittoria al primo turno per Sebastiano, detto Sebi Sgroi, nel segno della continuità. Ballottaggio invece ad Aci Sant'Antonio tra Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria. A Piedimonte Etneo Ignazio Puglisi entra nella storia. L'attuale sindaco conquista il terzo mandato con oltre il 50% dei consensi. Massimiliano Giammusso si conferma sindaco a Gravina di Catania, sbaragliando i due sfidanti. E tornando nel capoluogo etneo, a breve le porte di Palazzo degli Elefanti si apriranno per il nuovo sindaco Enrico Trantino, che questa mattina, dopo l'ufficialità quasi totale ormai dei risultati dello spoglio, ha chiamato a raccolta la stampa. Ebbene, parliamo proprio di Trantino, che noi abbiamo chiaramente raggiunto. C'è stata una conferenza stampa questa mattina, c'era lì per noi Martina Pisasale. Ascoltiamo Trantino. Avvocato Trantino, nuovo sindaco di Catania, ma non si brinda, un ingresso moderato perché la città ovviamente non ha bisogno di eccessi. Assolutamente non si brinda, non ci devono essere toni trionfalistici, perché la città è in una condizione, non voglio dire di sofferenza, ma comunque di insoddisfazione. E se uno, come desidero fare io, vuole coinvolgere i cittadini, sarebbe un pessimo inizio. Pensare di dover festeggiare il risultato. Io non sono qui per aver vinto qualche cosa, per aver ottenuto una mostrina, un titolo del curriculum, dei galloni o chissà quale altro manifestazione da mettere in mostra. Assolutamente no, io sono qui per cercare di trovare questo nuovo accordo con la città, mettendomi a disposizione dell'intera comunità catanese, perché da solo non andrei da nessuna parte. Il suo primo giorno da cittadino l'ha voluta con un invito alla solidarietà di tutta la cittadinanza, perché ovviamente insieme, come ha detto poc'anzi, si può fare molto. Quali sono le tematiche principali che affronterete? Non dimentichiamoci che proprio l'altro ieri è uscito il rapporto della Caritas, che ha visto oltre 330.000 interventi nel 2022.
questa è una città che chi va nei quartieri vive con drammaticità per la condizione di sofferenza, ma di tanta gente umile che poi non è che compie gesti eclatanti, che vorrebbe solamente essere trattata da cittadini come tutti quanti gli altri. Quindi intervenire con gli enti di terzo settore, con le associazioni di volontariato che sono una risorsa straordinaria per Catania, con le chiese, ripristinando gli oratori, ecco, diventa un modo per cercare di coinvolgere tutti, facendo capire che c'è uno Stato, che c'è un'amministrazione, che c'è un governo della città che pensa anche a loro, perché troppo spesso si sono sentiti abbandonati. Pensa che ci sia un anello veramente debole in quello che è il nuovo progetto ad oggi, un anello debole, qualcosa che, su cui si deve puntare maggiormente nella città? Ma l'anello debole è stato fino adesso costituito probabilmente da un cortocircuito nel rapporto con i cittadini, fra la città e i cittadini. Bene, avete sentito quindi il nuovo sindaco di Catania. Allora, noi ieri sera, il gruppo editoriale Futura Production e TRM hanno organizzato una lunga diretta che abbiamo condotto insieme ai colleghi di Palermo, come vedete nelle immagini, anche dai colleghi di Catania. È stata una lunga diretta per dare dei risultati e per sentire anche i pareri di coloro che sono protagonisti della politica. Abbiamo avuto un po' tutti in studio e ovviamente abbiamo anticipato anche quelle che sono state le conclusioni che sono terminate praticamente di fatto oggi. Nel corso di questa trasmissione noi abbiamo anche raccolto il pensiero del professore Caserta, che ha risposto alla mia sollecitazione. Io gli ho chiesto: ma allora qual è l'errore, che cos'è che si deve rimproverare, se c'è qualche cosa da rimproverarsi, Caserta? Ascoltiamolo. Caserta, cosa si può rimproverare, se c'è qualcosa da rimproverare? La verità è abbastanza evidente a tutti, forse non si dice molto. La verità è che noi abbiamo tentato di raccogliere il consenso offrendo la nostra proposta politica, raccontando la città, raccontando quello che poteva accadere, individuando gli strumenti perché tutto quello potesse accadere. Nella tradizione di questa città la raccolta del consenso avviene in maniera diversa. Alcuni sanno utilizzare bene questo strumento di raccolta del consenso. Noi per scelta non lo abbiamo utilizzato. E quindi la forza nostra sono le parole, il cervello, il cuore. Caserta, continuiamo ancora a parlare di politica perché vogliamo evidenziare un aspetto importante, quello legato a Cateno De Luca, il politico di lungo corso che è riuscito a centrare il suo quarto obiettivo, a farsi eleggere anche a Taormina. Mariella Muzzo. Sin dalle prime ore dello spoglio si era già compreso quale sarebbe stato il risultato elettorale. Dopo Fiume di Nisi, Santa Teresa di Riva e Messina, Cateno De Luca ha conquistato anche Taormina, sbaragliando i concorrenti, vincendo di fatto le consultazioni. L'ex sindaco di Messina con il 60% è diventato primo cittadino di Taormina, contro l'uscente Mario Bolognari, che non va oltre il 30%. Più staccato Antonio D'Aveni e, come era probabile, Alessandro De Leo, ex consigliere comunale di Messina, candidato solo a sostegno di più esponenti politici del Movimento Sud Chiama Nord dal comune taorminese. Complessivamente sono 1852 i voti di scarto tra i primi due candidati, ovvero tra De Luca e Bolognari. L'affluenza generale, che alla fine si è registrata nel comune di Taormina, è stata pari al 65,72%. Di 9.818 elettori aventi diritto al voto, se ne sono presentati alle urne complessivamente 6.452. Un dato simile, se non pari, a quello della scorsa tornata elettorale, in cui l'affluenza si era attestata al 65,59%, con 6.430 votanti su 9.804 elettori aventi diritto.
Bene, siamo ora alla cronaca nera, parliamo dell'operazione dei carabinieri del comando della stazione di Nicolosi che hanno arrestato un pregiudicato catanese di 47 anni per furto aggravato e tentato furto in abitazione. Il 47enne è stato arrestato mentre cercava di entrare in un'abitazione in via Vincenzo Monti, della quale però era in possesso delle relative chiavi della porta di ingresso perché poco prima rubate all'interno di una Fiat Panda parcheggiata a Catania in via Teocrito. All'interno dell'autovettura del ladro, una Ford Ka, i militari hanno scoperto sotto il sedile lato guida un cassetto all'interno del quale erano nascosti un grimaldello, un disturbatore di frequenze radio e 17 chiavi di sicurezza, probabilmente il bottino di altri furti. Lasciamo anche la cronaca, ora abbiamo l'ironia sempre pungente di Gino Astorina, oggi dedicata ovviamente alla politica. Punto G, appunti e disappunti di Gino Astorina. Ho trascorso tutto il pomeriggio, sera e parte della notte seguendo i risultati elettorali che hanno visto la mia città protagonista, ma buona parte della Sicilia impegnata nel rinnovo delle amministrazioni comunali. Proiezioni, sondaggi, stime, percentuali di votanti, di astensionisti, tutto sviscerato da conduttori, giornalisti, inviati, ospiti in studio e da casa. In tutte le reti è andata la solita sceneggiata. Chi ha vinto, ha vinto. Chi ha perso, ha vinto. Chi non ha votato, ha vinto. Chi si è astenuto, ha vinto. Chi ha messo scheda bianca, ha vinto. Figuratevi, ha vinto anche chi non ha partecipato. In Italia quando si vota si vince sempre anche lo sconfitto. Dopo la bella buffata di numeri, giustificazioni, promesse e scommesse, mi sono addormentato. E sarà stata sicuramente in una fase REM, ho sognato di percorrere in Vespa la città, la mia città, e non avvertire alcuno scossone sulla schiena dovuto alle vecchie buche, illuminazione perfetta delle strade, macchine ferme agli incroci che rispettavano le precedenze, utenti che sincronizzavano i propri orologi per via della puntualità degli autobus, bambini in braccio ai loro papà che facevano selfie con i vigili urbani, testimoniando così che esistevano veramente e non sono frutto della fantasia come gli unicorni. Ero estasiato, felice. Poi mi sono svegliato ed ho giurato a me stesso di non mangiare mai più la sera prima di andare a letto la peperonata. E questa peperonata indigesta per Gino Astorina, ma noi ci auguriamo che il sogno si possa avverare, che quello che è stato anticipato possa accadere in futuro. Siamo arrivati alla pagina sportiva, allora ci colleghiamo con Alessandro Fragalà. Grazie direttore per la linea. Oggi in questo inserto sportivo del nostro telegiornale parleremo di calcio, di pallavolo, ma anche di inclusione e sport. Per quanto riguarda il calcio continuano i momenti di riflessione in casa a Catania. Al lavoro i dirigenti, compreso la Neri, che non è in dubbio e che non ha intenzione di dimettersi. Sembrerebbe, secondo Radio Mercato, come si suol dire, che ci sia stato un incontro con Luca Tabbiani. Qualche giorno fa avevamo parlato di questo allenatore, di questa possibilità per la panchina rossoazzurra. Pare proprio che i dirigenti del Catania abbiano incontrato Tabbiani. Non è il solo, ce ne sono altri nella lista di Grella e Laneri. Nei prossimi giorni certamente arriverà la decisione in questo senso e poi si passerà ovviamente alle decisioni sui giocatori del Catania. Cambiamo argomento, parliamo di pallavolo perché domani sarà il giorno della Saturnia, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del progetto Superlega, appunto a seguito della disponibilità data a prendere parte al campionato. La società esporrà la pianificazione con Luigi Pulvirenti, presidente, la pianificazione economica e sportiva, annuncerà le nuove figure dirigenziali e lo staff tecnico. Ci saranno Luigi Pulvirenti, ma ci saranno in questa conferenza stampa anche il neo sindaco di Catania Enrico Trantino, il sindaco di Acicastello, perché lo ricordiamo, la Saturnia ha sede ad Acicastello, Sergio Parisi, designato assessore allo sport, e poi dirigenti e quadri tecnici. Parliamo di sport e inclusione, che continuano ad essere il caposaldo delle attività sociali e sportive del
CUS Catania. Si chiama Super 4 ed è il progetto 6 Sport Identità, finanziato dal CUSI e da Sport e Salute, che il CUS Catania sta portando avanti per incentivare lo sport come spinta per la socializzazione e il coinvolgimento di più attori, dai nuclei familiari provenienti da contesti disagiati ai ragazzini immigrati o quelli disabili. Sono 24 in tutta Italia i centri universitari sportivi individuati per realizzare le attività territoriali del progetto 6, tra cui il CUS Catania. Il principio che guida il progetto Super 4 è il contrasto a qualunque forma di discriminazione e intolleranza prodotta da giudizi, pregiudizi, razzismi e stereotipi. E quindi complimenti al CUS Catania, che porta sempre avanti queste iniziative importanti. Questa era l'ultima notizia sportiva, la linea torna al direttore, al telegiornale. Bene, grazie, grazie Alessandro. Allora siamo in chiusura, non ci sono altri aggiornamenti, allora vi auguriamo una splendida serata e vi diamo appuntamento a domani. Arrivederci.